Dopo la presentazione del bilancio di previsione, l'attenzione della Giunta in questa settimana è tutta sui trasporti. Il Consiglio Comunale di questa mattina aveva infatti all'ordine del giorno soltanto la discussione sul trasporto pubblico locale e in particolare sulla ZTL del centro storico e del mare. È stata dunque l'occasione da parte dell'assessore alla viabilità Anna Donati per fare un bilancio sui provvedimenti di mobilità messi in campo nel primo anno della consigliatura De Magistris e per lanciare i nuovi progetti per il futuro. Voglio ricordare con molta determinazione che è un nostro obbligo intervenire, che naturalmente quando si interviene si possono anche fare valutazioni differenti, che si possono anche fare errori e in diverse occasioni abbiamo anche corretto il tiro su alcuni provvedimenti. Quello che sicuramente contesto è che sia possibile non fare assolutamente nulla e lasciare il traffico esattamente crescere come era precedentemente. Perché, ripeto, Napoli era, e solo grazie ai nostri provvedimenti è rientrata, una città completamente fuori legge sul piano della qualità dell'aria. Nel prossimo bilancio, infatti, ben un quarto dei 100 milioni di euro di investimenti previsti verrà utilizzato per la manutenzione stradale e la viabilità. È stato confermato lo stato molto avanzato dell'iter che porterà all'accorpamento di ANM Metro Napoli e Napoli Park in una unica holding cittadina dei trasporti, che permetterà di risparmiare e di riorganizzare l'intero settore della mobilità cittadina. Grande importanza poi al progetto Itaca, per i quali saranno stanziati 3 milioni di euro in bilancio che grazie all'uso dei varchi telematici permetterà di liberare i vigili urbani in tutti gli altri quartieri della città. In questi ormai 12 mesi, ormai ci siamo nel nostro piccolo anniversario, noi abbiamo lavorato veramente intensamente per recuperare terreno. Questa è una città che ha enormi potenzialità. Io credo che noi dobbiamo essere tutti quanti, non dico orgogliosi, ma almeno rigorosi nel giudicare che l'amministrazione ha messo in campo provvedimenti concreti, non ha soltanto fatto chiacchiere e annunci. Abbiamo riconosciuto anche le nostre difficoltà, però ci apprestiamo a mettere in campo progetti che diano una visione stabile e permanente di questa prospettiva che punti alla mobilità, alla sostenibilità e anche all'integrazione tra diversi paesi.